L'altro emendamento invece riguarda i punti nascita nuovamente che avete chiuso in questa regione. Su questo tema noto che l'atteggiamento è quello in qualche modo di cercare di recuperare il terreno perduto, quindi ora la strategia è quella di affidarsi ad un'immagine di un presidente responsabile, dialogante e per arrivare alle elezioni. Ora però quello che mi preme sottolineare è che il pallino in mano ce l'ha questa regione, quindi la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari la si fa qui, non la si fa a Roma. Lo smantellamento ulteriore dei reparti di ginecologia, privati della figura del ginecologo H24, che rappresenta un requisito indispensabile per avere la deroga sui 500 parti, porta la vostra firma. È di oggi la notizia di un'altra mamma che ha partorito in ambulanza da Toano mentre viaggiava verso l'ospedale di Sassuolo. Quindi la richiesta che noi vogliamo fare, fuori dalla propaganda che, a cui dobbiamo assistere ogni volta, è che se si dice che si vogliono fare i fatti, questi fatti si facciano. Quindi chiediamo alla Giunta di rendere disponibili i fondi necessari all'adeguamento della sicurezza, dell'innovazione tecnologica e del carico occupazionale per la riapertura dei punti nascita e supportare le nuove richieste di deroga, perché quelle che sono state fatte presentano dei punti oggettivamente molto critici. Quindi se volete fare i fatti, la possibilità di farli ce l'avete.